Buongiorno a tutti, eccoci qua oggi per un allenamento cardio semplice, facile, veloce da poter fare direttamente a casa. Partiamo con il primo esercizio, mani sui fianchi e portiamo su le ginocchia alternate. Questa è la versione base. Chi volesse aumentare un pochettino di più l'intensità per aumentare la frequenza cardiaca, basta muovere più parti del corpo e quindi le braccia. Già solo muovendo le braccia, il cuore salirà subito di più. Terza versione, sempre un pochettino più intensa, saltata. Ok? Quindi prima versione sulle ginocchia, seconda versione con le braccia, terza versione saltata. Mi raccomando, per chi avesse problemi di schiena, cervicale, ernia del disco, protusioni, evitiamo i salti. Ci fermiamo alla versione 2. Primo esercizio, lo facciamo per un minuto. Sentite che già il fiato si accorcia, con solo un minuto di ginocchia su, alte, alternate. Cerchiamo bene di portare sul ginocchio, di tenere sempre bene la schiena dritta e il petto aperto. Ok? Anche se gli esercizi sono semplici, ci concentriamo sempre sull'allenamento e sulla postura. Un minuto per ogni esercizio. Finito il nostro lavoro con le ginocchia, passiamo all'esercizio 2. Talloni dietro, prima versione, solo il tallone dietro, seconda versione, anche le braccia avanti. Cerchiamo sempre di tenere le punte leggermente in fuori, le ginocchia che guardano fuori, l'ombelico stretto ed onduliamo da una parte all'altra, sempre per un minuto. Terzo esercizio, apro e chiudo, apro e chiudo. Prima versione senza braccia, seconda con le braccia, terza apro e chiudo, più lento o poi un pochettino più veloce. Pieghiamo bene le gambe, appoggiamo bene i talloni, la schiena bene dritta. Anche questo terzo esercizio per un minuto, dopodiché andiamo a terra e facciamo un esercizio di recupero attivo e di tenuta. Mani dietro la nuca, addominali attivi, ginocchia a 90 gradi e tengo la posizione, semplicemente spingo l'ombelico verso il tappetino, verso terra, rilasso il cervicale e mantengo la posizione per un minuto. Veniamo in piedi, un minuto di marcia bella vigorosa sul posto. Se voglio mi aiuto, inspiro ed espiro e riparto da capo. Ok? Sulle ginocchia, tallone dietro, apro e chiudo, addominale tenuta e marcia sul posto. Ogni esercizio un minuto e ripeto il mio circuito per quante volte voglio. Un giro sono 5 minuti di attività cardio, due giri 10 minuti, tre giri sono già 15 minuti di attività cardio che possono tranquillamente sostituire la nostra camminata o la nostra corsetta quotidiana o nel weekend. Vi potete aiutare con un timer sul telefonino. Basterà nel nostro store digitare proprio timer e sicuramente usciranno tantissime app. Potrete impostare un minuto di modo che vi darà dei segnali acustici per poter cambiare esercizio. Come sentite, io ho già il fiatone. Buon allenamento per il vostro cuore e buona vita in movimento. Ciao!